buongiorno a tutti amici, ben trovati. Oggi andiamo a realizzare una ricetta un pochino laboriosa, ma vi assicuro di grandissimo successo. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella e poi di passare nei commenti, anche semplicemente per farvi un saluto. E poi vi ricordo che l'elenco dettagliato degli ingredienti lo trovate qui sotto nel box informazioni. Buona visione e a presto alla prossima ricetta! In 450 ml di latte tiepido vado a sciogliere 4 g di lievito di birra insieme ad un cucchiaino di miele e lascio riposare per 15 minuti. Vado ad aggiungere 150 ml di olio d'oliva e vado ad emulsionare il tutto. A questo punto inizio ad impastare aggiungendo poca farina per volta. A questo punto vado ad aggiungere insieme alla farina 2 cucchiaini rasi di sale fino e finisco di impastare. Quando avrò formato l'impasto con 950 g di farina, lo lascio riposare per 15 minuti coperto dalla pellicola trasparente. Allargo il panetto con le mani e vado a mettere all'interno 40 g di burro a cubetti. Lo vado a chiudere all'interno così e vado ad impastare fin quando il burro non sarà ben assorbito nell'impasto. Una volta allargato lo andiamo a rotolare su se stesso. Dopo aver praticato la classica croce sopra, vado a coprire con la pellicola trasparente e lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Occorreranno circa 2 ore. A questo punto l'impasto ha ben lievitato, lo trasferisco sul piano da lavoro ben infarinato. Lo vado a stendere con le mani in questo modo. A questo punto vado a praticare una piega speciale, questa l'ho imparata da Paoletta Sersante. Vado a girare una parte e vado a sigillarla così. Giro l'impasto, vado a prendere quest'altro lato, quest'altro lembo, e vado a metterlo a metà. Guardate bene come procedo, e sigillo bene. Quindi vado a piegare a metà il panetto, lo piego su se stesso e vado a sigillare le due parti. Sigillo bene. Quindi ho oliato leggermente lo stampo, vado a ripiegare dove ho fatto la piega, vado a ripiegarla a metà così e vado a girare l'impasto nel mio stampo, in questo modo. Lo accompagno bene di qua e di qua, quindi lo lascio riposare fino al raddoppio del volume, fin quando non sarà diventato bello buono. Il nostro pan bauletto è pronto per essere cotto, l'ho spennellato con del latte e adesso vado ad infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Quando inizia a colorare abbasso la temperatura a 175. Ricordatevi che sulla base del forno dobbiamo mettere un pentolino con 2 dita d'acqua che toglieremo quando il nostro pane sarà quasi cotto, una decina di minuti prima della fine della cottura. Se vedete che colora troppo, potete coprire con la pellicola d'alluminio, con un foglio d'alluminio. Qui, cari amici, il mio pan bauletto è pronto. Lo lascio raffreddare e poi andrò a sformarlo.